Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto. Dopo tante tese chiacchiere sulla scottante faccenda, Alfonso Signorini ha regalato ai suoi telespettatori l'occasione di assistere ad uno scontro in diretta tra Beatrice Luzzi, regina indiscussa del GF 2023, e l'ex Geffina e rivale di casting Jane Alexander. Ma la sorpresa non finiva lì, la proposta serale del conduttore. La nona puntata del GF 2023 ha regalato, di sicuro, una buona dose di suspense e discordanti emozioni nei telespettatori, che avevano accusato non poca noia nelle ultime settimane. Come sempre, a sfamare loro, e lo stesso Alfonso Signorini, è stata Beatrice Luzzi. In realtà, Jane Alexander dovrebbe ringraziarla. GF 2023, l'annuncio sulla nuova concorrente. Era il 2018 quando aveva partecipato nei panni di inquilina dello spiato appartamento del GF VIP 3, dove si prese una bella sbandata per l'ex velino Elia Fongaro, che era ben 18 anni più giovane di lei. Un ritorno che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo, quello di Jane Alexander ieri al GF 2023. Gli scontri con Beatrice Luzzi potrebbero ravvivare questa edizione a rischio flop, ed Alfonso Signorini lo sa molto bene. Sembrava di essere tornati indietro nel tempo quanto la splendida 50enne è stata accolta nello storico confessionale. A quel punto il conduttore ha deciso di rischiare lanciandosi in una proposta lampo. Ma tu la faresti la concorrente? Le ha domandato lasciandola a bocca aperta tra le urla nello studio. Devo risponderti ora, ha replicato lei mentre si portava le mani al volto. Guarda che due rosse cattive nella stessa casa, ha iniziato a spiegare, ma lui si gustava già il possibile scenario. Cosa deciderà? A giorni il verdetto, ma online già delirio, iconiche, top, magari, una degna rivale, commentano vari utenti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.